Recentemente ho incontrato un'avvocato aziendale che si chiama Polly Higgins, che mi ha detto: poniamo fine all'ecocidio. E io ho detto: ah? Quindi ha detto: sai che esiste una corte penale internazionale che processa gli individui per crimini contro la pace? Beh, questa corte sta all'Aia, nei Paesi Bassi. E il loro lavoro è fare giustizia contro i criminali che hanno commesso crimini come il genocidio, che consiste nella distruzione parziale o totale di un gruppo etnico, razziale o religioso. O crimini contro l'umanità, in cui uno o più esseri umani sono stati sistematicamente umiliati con omicidi, stupri, torture e persecuzioni. O crimini di guerra, dove i diritti umani sono stati violati durante un conflitto. O anche crimini di aggressione, dove un paese viola la sovranità e l'indipendenza di un altro paese usando la forza armata. Beh, immagina se il crimine dell'ecocidio, che si verifica quando un territorio è stato distrutto a tal punto che la sopravvivenza dei suoi abitanti è stata minacciata, diventasse illegale ai sensi della legge internazionale. Va bene, ho detto, tutto ciò è molto interessante, ma che differenza farà? Non vedi? Immagina se i capi di Stato e di aziende fossero tenuti per legge a mettere il benessere delle persone prima del profitto. Questo potrebbe risolvere molti dei nostri problemi di inquinamento, la distruzione degli ecosistemi e i cambiamenti climatici. Beh, fantastico! Ma cosa credi che possa farci io? Innanzitutto dobbiamo raccogliere 1 milione di firme di cittadini europei, di modo che le leggi contro l'ecocidio possano essere discusse nel Parlamento europeo. Poi dobbiamo proporre questa legge alla ONU e farla ratificare come legge internazionale contro la pace. Poi le compagnie e gli individui saranno ritenuti responsabili per la distruzione dei mezzi di sostentamento delle persone e delle altre creature animali. Quindi dillo ai tuoi amici, condividi questo video, usa i social network e urlalo dalla cima di una montagna. Fermiamo l'ecocidio! Ma prima di fare queste cose, prenditi 2 minuti di tempo per firmare questa petizione per fermare l'ecocidio in Europa.